I can see my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. So I've been flying from town to town. Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul. Buona Buonasera! Come stiamo? Andiamo, papere! E malello, grazie per la sabato, ho visto il volo, grazie mille per la sap, latino benvenuto tra le papere armate Come è andata questa domenica, papere? Com'è andata? Vi siete rilassati? Vi siete acquietati? Eh? Vi siete grattati le parti intime sul divano con la barba lunga, la cannottiera, sporchi di sugo in un ozio senza confini? Eh, papere? Siamo ritornati con una nuova settimana, di nuovo lunedì, e adesso si ricomincia con le nostre reaction. Ovviamente, stasera, tra l'altro, ho trovato cose carine da vedere. Ho trovato qualche video carino spulciando un po' qua e là. Eh, de, un po' di cosa odiano le donne degli uomini do, o altri uomini scemi, eh, cose molto spassose da guardare. E stasera ce le vediamo, ce le godiamo tutte quante. Allora, prima cosa, voi lo sapete, ci prepariamo la bevanda. Quindi, voglio dire: ho, le tue, ho trovato le tue stesse cuffie. Prendile perché secondo me sono veramente fighe. Prima cosa, bevanda. Ninko, grazie per i sei mesi di risalve intorno tra armate e Palatino e tra l'altro vi ricordo, Pa, perché oggi è l'ultimo giorno in cui c'è il 30% di, di sconto col codice ANDREADEL quindi se volete prendere Level Up, patati, vi consiglio di prenderlo adesso perché oggi è l'ultimo giorno che c'è il 30% e non è affatto male prepariamo e poi partiamo subito con un po' di divertentissime video divertentissimo, ho trovato dei video... Cioè, ho, ho, ho molta paura di sapere che cosa diranno in questi video. Perché ho come la vaga impressione che si diranno delle troiate cosmiche. Ma ehi, Dopotutto, noi siamo qui per questo. Noi siamo qui per assistere a troiate che la gente dice. <ride> è questo che ci piace. Shakeriamo, controlliamo se è ronco. E lo è. Ah, oh, mi serviva un po' di roba fresca. Allora. Io direi senza indugio, senza dubbio ferire, che possiamo partire. E Papere, con, con Prime, la sub è sempre gratuita, Batini. Controlliamo se tutto è in ordine, tutto è a posto. Direi di sì. Ho trovato. Andre, grazie per aver giftato 5 sub. Grazie, 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 grazie. Andre, come ogni sera. Grazie mille di tutto cuore, padatino, veramente, grazie, grazie mille, padatino. Cappy, grazie per la sub, benvenuto alla oh, farmata, padatino. Andre, grazie veramente di cuore. Ho trovato della roba interessante. Controlliamo che tutto sia in ordine, ovviamente, perché se no... Ok. Adesso arrivano i messaggi dei CIR, abbiate pazienza che arriva le sub. Questo, questo video si chiama Domande delle donne, uomini, perché io ho molta paura di sentire cosa ah, diranno le signorine. Ho molta paura che ci saranno delle affermazioni strane. Ma signorine, non vi preoccupate, dopo c'è anche il video degli uomini imbecilli. Quindi tranquilli, io non faccio ah, distinzioni, io non faccio sessismo. Eh, dopo c'è anche il video degli uomini stupidi, quindi, un po' per uno. Mico grazie per i quattro mesi di sub: Spring, grazie per la sub, benvenuto, bentornato. Tra le vape armate, partiti. Sono minorenni, devo constatare quello che dicono, non è che devo constatare l'estetica. Comunque, iniziamo e vediamo un po' cosa salta fuori. Mi fate una domanda agli uomini guardando la telecamera? Beh, perché gli uomini tradiscono? Ma cosa vuol dire? Quasi quasi cambio i miei fidati, ci facciamo un sacco di risate, mi sei mancato cuore rosso. Che carino, palatino grazie mille, scelchi grazie mille. Aspetta. Dove sei... Buonasera, no, Andrea dove sei? potresti fare gli auguri al Papero Sharky che oggi ha raggiunto l'età per bere alcol. Sharky tanti auguri Sottinho di buon planno, vuoi dare un di qualsiasi quasi quasi cambia niente? Ci guarderò, palatino. Me lo segno, grazie mille. Allora, un attimo, mi sto perdendo. Con calma fiti. Grazie mille per i tre mesi, matte, grazie per i sei mesi. Bentornato tra la per matte, palatino. Ma perché gli uomini tradiscono? Ma che cazzo vuol dire? Non è che ne tradiscono solo gli uomini. Perché quando le cose tra di noi stanno diventando un pochino più serie e sparite? Perché ti fidanzi quei i bimbi minchia, zia. A caso. Magia. Perché ogni volta che passa una donna non fate altro che fischiare? No, non si può più. Adesso ti mettono in galera e casa, che... sei pazza signora? Ma lei è completamente impazzita. Questa cosa qui non si può assolutamente più fare. Lei è uscita fuori di testa. Sta scherzando proprio. qua, ti mettono dentro con l'ergastolo. I detenuti ti mettono a pecora e ti inchiappettano. Le guardi e ti spacca le costole con i manganelli. Non si può mica più fare sta roba qui. Lei è completamente pazza, signora. Massimo che si può fare è un lieve cenno: tipo, la vedi passare e fai. Ma massimo, massimo. E già questo è considerato violenza sessuale. Quindi meglio evitare. Eh, Dietro, grazie per i quattro mesi di sabbia intorno alla trappola armata tiro. Sì, raga, state scherzando. Guarda che ti arriva una denuncia a casa. Eh. Shadow, grazie per i 7 mesi di sub. Intornatevi a parlare. Ma l'altro, anche guardare è troppo ed è comunque stupro, eh. Vi ve lo dico. Allora. Se passa una ragazza e voi la guardate così, è già considerato stupro visivo, stupro oculare. Quindi, cosa pensate dell'amore? Che cazzo di domanda è, eh, signorina? Ma ognuno ha la sua visione. Che cazzo? Perché vi sentite fighi a fare così tanto gli stronzi? Se voi la smetteste di darla agli stronzi, noi non faremmo gli stronzi. Cosa è che gli piace di più delle donne? Eh, dipende, signora. Ognuno ha il suo. <ride> <ride> Signora, ti fedo. Vi vorrei domandare perché siete così imbecilli. Non posso neanche darti torto, ragazzi. In effetti, lo siamo molto. Quindi, perché vi incazzate se vi diciamo che non dovete avere amiche femmine? Perché tu non sei la, la, la nuova dittatrice del quarto Reich e non decidi tu con chi posso o non posso parlare. Questo è il motivo, signorina mia piccola Stalin dei miei coglioni. Ecco il motivo. Il duca, grazie per i tre <ride> mesi di sabbia Intorno tra la barba armata tiro. Dà fastidio se noi vi guardiamo tipo. Però voi, noi, a noi ci guardate, le tette il culo, sempre. Ma no, guarda, sinceramente, non mi è mai capitato di dover, o nemmeno mai sentito di dover dire: eh, Cioè, non ho mai sentito un ragazzo che dicesse, Ascolta smetti di guardarmi il cazzo, per cortesia.' Eh. Non, non mi è mai capitato, però, Cioè, qualcuno di voi ha mai sentito per strada un ragazzo dire: 'Scolta, signorina, la smetti di guardarmi il cazzo, per favore.' Cioè, voglio dire, eh, abbia un po' di rispetto. Questo corpo non è un oggetto. Eh, la smetta di guardarmi la minchia mi sembra scortese la parte sua io credo che gli uomini possono uscire vestiti come vogliono e mettere in mostra le proprie grazie e senza che, di che lei mi fissi Vabbè. il pacco. Gio, eh. grazie per i due vestiti di sabbia intorno alla per e non ho mai capito perché perché cambiate sempre discorso e non centrate mai il punto della conversation un po' è vero, effetti, questo un po' è vero ragazzi non posso neanche, scusa Fatti uno, grazie per la salve intorno alla per questo è vero, su questo posso anche essere d'accordo con lei, in effetti gli uomini molto spesso non Capiamo un cazzo di quello che ci viene detto e su questo sono d'accordo con lei, però per spezzare una lancia a favore degli uomini è anche vero che molto spesso le donne fa fanno tutto un giro con contorto per arrivare al discorso. Io devo star lì a capire, rompervi i coglioni, continuare sempre a insistere e farvi dire quella cosa che volevo sapere, cavolo, perché? No, però questa cosa è vero, cioè è bello perché, perché è una cosa buona perché lo fa anche la mia ragazza, ma lo fanno tutte le donne praticamente, cioè ti chiedono una cosa sapendo già quella risposta. <ride> Aldo grazie per i 5 mesi di risarva. È tornata nella paratina. E questa è una cosa che fa anche la mia ragazza. Cioè, ti chiedo una cosa sapendo già qual è la risposta che vuole sentirsi dire. Quindi va avanti a chiedere fino a quando non le arriva la risposta giusta. E io ovviamente, per dispetto, faccio sempre finta di non rispondere. Tipo, quando lei va avanti troppo, io ogni tanto la guardo. Amore, so che mi stai guardando e so che tu puoi confermare. Quando lei va avanti molto con i discorsi e io non voglio risponderle, eh, la guardo e le dico cosa a caso. Tipo lasagne, terci cristalli di vetro. Satelliti Cosa ne pensi delle chiavi inglese per mancini <ride> E lei si cazza ancora di più E eh, questo è molto divertente Perché lasciate le brave ragazze <ride> No signora no, Non so chi, chi lei frequenti ma Perché voi cercate le donne facili <ride> Signora Perché mh, penso che Quell'attività lì eh, Sia un'attività che garba Tutti perché? Perché pensate soltanto a quello che avete in mezzo alle gambe? Signora, se lei frequenta dei gorilla è un suo problema. Comunque, a me lo guarda. Why are men so assholes? Perché siamo tutti stronzi, <ride> ma capito? Eh, I complimenti che fate alle ragazze sono sempre veritieri. Ma è ovvio che no. Che cazzo dice? È normale che li facciamo solamente per arrivare poi a fare sesso? No, non è vero, sto scherzando. Dipende, dipende con chi esci tu. Perché siete così stronzi? Eh, dai, è social, Perché siete tutti quanti stronzi? Perché ci dite di non preoccuparci delle vostre amiche? Perché non dovreste preoccuparvi delle vostre amiche? Vorrei capire perché ci stiamo invertendo i ruoli Eh zia, non si può parlare di questa cosa il giorno d'oggi che ti bannano o ti denunciano, lascia perdere Perché vi fate le sopracciglia? L'uomo deve cacciare l'antilope Ma io preferisco la zebra, però anche l'antilope può andar bene Signora, comunque non per dire, ma l'Ipercop vendono i le, le bistecche in saldo Ciao eh. Andre, come stai? Cosa ne pensi della polemica del film di Biancaneve? Non conosco neanche questo tipo. Non so che polemica è, Stefano. Ti chiedo scusa. Grazie per riccire. Spiegami poi, magari, ti cosa ne penso. Signora, io adesso le spiego un attimo. Eh, al supermercato vedo già le bistecche fatte. Non dobbiamo andare a caccia. Non deve farsi la ceretta perché vole... a queste piace l'uomo. Quello le piace l'uomo. Quello il cavernicolo a questa sempre. Quelle le tipe do... eh, stronze, le dolci le scartate. Sempre no, ragazza. Tu vivi in un mondo parallelo che non esiste. Non si è, non si è mai visto. E io non credo di aver mai sentito in vita mia un uomo che dice mi piace la ragazza strozza io l'ho mai sentito ma mai 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 Francesco grazie per i 200 cir bentornato nella mamma del mattino polemica del bacio non consensuale ma che cazzo state dicendo che cosa vuol dire che cos'è il bacio non consensuale scusami ma scusa un attimo che cazzo vuol dire la Biancaneve era morta? Andrea già. io lavoro all'Ipercop, ogni volta che la nomini mi sento orgogliosa del mio lavoro. <ride> che carino, lacrime di è gioia. È carino, Valentina, grazie per la sub. Lollo, grazie per la grazie per giro. Lollo, grazie per la sub, è venuta per tiro. Luca, grazie per la sub, venuta alla per armata. Che carino sei, grazie per il giro. Ma, è, è come un po di, è come dire che se una persona sta morendo io gli faccio la respirazione bocca a bocca e bacio non consensuale. Eh ho capito, ma eh, Biancaneve stava morendo, cioè Biancaneve era morta. Eh, si è salvata grazie al bacio, quindi direi che com e comunque lei ci stava col principe. Eh, non ha molto senso. Allora dovrebbe, dovrebbe essere denunciato anche uno che fa la respirazione bocca a bocca a uno che sta morendo. Che cazzo, cosa vuol dire? A prescindere. Perché? Perché guardo il culo alle altre. Dipende, non è che lo fanno tutti. How can you be so simple? You like so many, uh, so few things, uh, and we women like so many other things. And... Eh, signora, non so cosa vuol dire. Noi uomini siamo felici con molto poco. Effettivamente, a un uomo gli dai un computer, una PlayStation, una TV, e già l'uomo è contento. Ma perché noi uomini siamo organismi abbastanza semplici, in realtà? Noi uomini siamo semplici, ci piacciono cose semplici. Diciamo che per la maggior parte del tempo la, no la nostra attività principale è stare in stato larvale sul divano a guardare cagare smerdate mangiando schifezze macelleria grazie per la sabbia benvenuto a Ravio per Armate palatino. diciamo che è un uomo molto probabilmente nel suo habitat naturale quando è in stato comatoso larvale come un anellide semi semi cosciente sul divano completamente smerdo di schifezze che guarda la televisione e a balapena col pollice riesce a muovere il telecomando Philips, grazie per i quattro mesi di sabbia intorno a Trava per Armate Platino. però oh. you are so simple and so happy. avete mai avuto paura di qualche donna? Eh, sì sì, quelle che mi chiedono solo sull l'assicurazione sulla vita, sì. <ride> quelle oramai sono diventate una mia fobia. Eh, in realtà, no. Uh, scusa Philips, grazie mille, peratina! Luca, grazie per i due mesi di sabbia intorno a la armata, uh, In realtà, no, non credo nella mia vita di aver mai avuto paura di nessuna no, donna. Eh. Eh, anche perché non vedo come potrebbe oggettivamente le donne che vedo minacciarmi fisicamente, a meno che non fosse armata. The Dark, grazie mille per i cinque mesi di sabbia, intorno alla la armata, E anche no, se eh. fosse armata, avrei avuto paura della pistola, non della donna. Quindi, no, non ho mai avuto paura delle donne in generale. Però, oh, mai, mai dire, mai. magari arriva una che fa taekwondo. Da dieci anni e ti sfonda il culo ogni eh. cinque minuti. La polemica sta nel fatto: Bianca Neve non sarà più caucasico, malatina, andando contro il suo nome, e che saranno sette creature magiche e non più sette persone. Basse, forse troppo per benismo. Key Gamer, grazie per il eh. risarbo, è tornato a farmato. Grazie per fare l'abbonamento. mi stai troppo Arrivo. simpatico ed è quasi una settimana che guardo solo i tuoi video. È carino, grazie mille, felice di varato. Biancaneve Mulatta. Buonasera. Come stiamo? Andiamo André, che mi sono perso. Stiamo andiamo e bene. Quali sono i piani per stasera? Adesso vedrai, tutta una sorpresa. Grazie felice Biancaneve Mulatta. Biancaneve. Biancaneve Mulatta. Non è non è, cioè, non è Cappuccino neve, non è caffè neve, è, è Biancaneve. No, non per dire. Steven Hawking, grazie per i sette mesi di sabbia. intorno a Bentornato alla Parmate Patino. Cioè. Eh... Perché devono fare i film che non vanno? Perché queste persone in nome del politicamente corretto devono fare film che non vanno? E mi sto rivolgendo prevalentemente a Netflix. Netflix la smette di fare adattamenti di merda che non vanno? Mettendo protagonisti alla cazzo di cane? Porca puttana, che l'altro giorno mi hanno parlato di Resident Evil, l'adattamento di Netflix, se me l'avete parlato voi, l'altro giorno mi avete detto, Netflix ha fatto un adattamento di Resident Evil. Ragazzi, io non l'ho neanche visto. Albert Wesker, Albert Wesker, che è pallido come una cazzo di parete eh, intonacata, biondo, l'hanno fatto nero. Albert Wesker, nero. Una persona bionda, pallida, nera. E chissà perché quel film non se l'è cagato nessuno. Chissà come mai. Chissà come mai quel film non se l'è cagato nessuno. Ma chissà perché. Poi porca puttana. In Resident Evil. C'avete Shiva. Ma Cristo. Resident Evil 5. coprotagonista di Chris Redfield è Shiva. Una donna. Nera. Ma metti lei! Che cazzo mi trasformi Wesker in nero che è pallido? Ma cosa vuol dire? Cioè, e chissà perché nessuno si caga queste ricostruzioni di merda. Eh? Ma io volevo chiedere perché siete tutti uguali, cioè avete tutti la stessa testa di... No, signorina, quelli Come che... Come l'adattamento di dei note con L nero. Chissà perché non se li caga mai nessuno questi film, eh? Grazie per i simpatino. No, signorina, quelli che frequenta lei sono tutte teste di... Cazzo! Come mai esistete? Signora, adesso glielo spiego. Mia mamma e mio padre, nel lontano 87, perché effettivamente io sono nata a giugno, ma mi hanno concepito prima. Mia madre e mio padre, nel lontano 87, si amavano tanto. Questo amore decisero di concretizzarlo copulando una sera nel letto. E a quel punto, quando effettivamente l'ovulo di mia mamma venne inseminato dallo spermatozoo di mio padre, io cominciai a nascere. Io nacqui. Quando compì nove mesi decisi di mia spontanea volontà, per via dello spazio che si stringeva sempre di più e io diventavo sempre più grande, di fatti pesavo 4 kg, di uscire dalla vagina di mia madre perché volevo esplorare il mondo, eh, così io sono esistito signorina. Perché guardati i porno con le milf? Ma che cazzo, ma che lei, signora ma lei che cazzo frequenta? Perché non alzate la tavoletta del chess? Perché voi potete abbassarla ecco perché... Sai che questa cosa discuta anche con la mia ragazza e mia madre. Perché un'altra tavoletta nel cesso? io dico, ma perché non puoi abbassarla tu? Niente, ragazzi, non, 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 non si risolverà mai questa guerra della tavoletta, ragazzi. Non si risolverà mai questa guerra della tavoletta. Perché io non, non arretro e neanche la mia ragazza arretra, quindi nessuno. Vi, questa guerra andrà avanti per sempre. So. Why are you so stupid, sometimes? Sono le che le dica con l'avvento di TikTok poi non è che le cose siano migliorate. But we can't live without you. Perché vi rifate le sopracciglia? Perché andate... Ha... No, no, io no di sicuro, ho delle sopracciglia che... Tutta la tavoletta del sesso. Ma voi uomini lo siete o lo fate? Signora, parte che se voi lo siete o lo fate. Eh... Eh. Ma quando andate in giro con le donne vi vergognate in genere? No, perché? Quando mai, signora? Perché dovremmo vergognarci andando in giro con le donne, signore? qualcosa da nascondere? Why don't you clean the house? Ma che cazzo dici? Ma cos'è sta roba? Ma Come non pulite la casa? Perché a noi uomini piace vivere lo sporco, perché siamo rudi, siamo rozzi, l'obo da puzza! Ci piace puzzare essere rudi, grezzi. Usiamo lo spazzolino per pulire il cesso e poi anche i denti. Oh che schifo scusate ragazzi ma come fate a non ti fare Juventus è incredibile che la prima che abbia detto una cosa sensata eh, sia stata lei con questa cagata di frase eh, ragazzi diamo atto al me, diamo merito al merito la prima che ha detto una cosa sensata ha detto comunque una stronzata però è sensata in effetti eh, cioè, voglio dire. cioè non è possibile uomini a cosa servite? Signora, adesso glielo spiego di nuovo, faccio l'aggiunta a quella di prima. Quando lei vuole avere un figlio, ha bisogno di un uomo che in qualche misura o maniera deve inserirle il suo membro all'interno della colei vagina. Dopodiché ha bisogno di copulare per fare sì che la specie umana continui ad esistere, signora. A meno che il suo istinto non sia quello di estinguere l'intera specie umana, e in questo caso capisco il suo di ragionamento. Gabriele, grazie per la salve. Venuta la barmata. Io. Perché, quando siete fidanzate con le ragazze, comunque guardate lo stesso e quelle delle altre? Perché ti fidanzi con dei truzzi? Che voi uomini state diventando donne e noi donne stiamo diventando uomini? Zia, non se ne può parlare sui social, se no arriva una mandria di quindicenni ingrifatti che ti banna se parli di queste cose. Lasci perdere, signorina. Perché? Ma le donne vi piacciono ancora? Ma, boh, dipende. Cioè, non necessariamente. Stavo pensando di diventare omosessuale. Tra se sapete che io da omosessuale farei un sacco di sesso. Cioè, io da omosessuale rimorchierei di brutto. Non so perché, io piaccio tantissimo agli omosessuali, non so perché. Sarà per le spalle larghe, la barba? Non lo so. Luca, grazie per la salve, inutrava per armarti e malatino. Non so perché, ma io eh, piaccio un sacco gli okay. omosessuali. Eh, se fossi omosessuale, sarei un seduttore. Eh? perché gli uomini non sanno più fare sesso? Eh, perché non ci danno più il manuale di istruzioni, signora. Perché vi fate le sopracciglia? Perché vi offendete se portiamo i preservativi in borsa? Non è mai successo, signora. Non che io sappia, mai nessuno ha conosciuto nessuno che si offenda per questa cosa qui. Cioè, tanto meglio. Che è lo primero che ti ficasse è una mujer. Osgustan. Altas o bajas? Perché hanno riuscito a fare più di una cosa alla volta? Perché l'uomo è monofunzionale, signora. Noi, come ho detto, siamo organismi semplici. Eh, quando siamo in stato larvale sul divano, tutti smerdi di patatine sporchi, non riusciamo a mangiare, a mettere la patatina in bocca e allo stesso tempo cambiare canale. O facciamo così o facciamo così. Non siamo capaci di fare entrambe le cose, signora. L'uomo è capace di fare una cosa alla volta. Lei deve portare pazienza, signora. Ogn ognuno i suoi difetti, noi uomini siamo fatti così. Eh. Perché ci tenete più di voi all'aspetto fisico che noi? Perché, perché tienen che anche la contraria di tutto? Perché mi diverto a contraddire le persone, signora. Perché quando andate a fare serata o comunque in piena serata dovete sbottonarvi queste camicie che... Perché avete smesso di corteggiarci? Perché adesso ci denunciano per stalking, signora. Non abbiamo smesso di corteggiarci, che non vogliamo avere la fedina penale sporca. Eh... Al giorno d'oggi se dici ciao come va ti becchi una denuncia per molestia sessuale e dopo non, non finisci in galera quindi non abbiamo smesso di, di corteggiarvi vogliamo preservare la nostra fedina penale Luke grazie per la sub benvenuto a per Armati eh, sembrate dei tamari allucinanti eh, sì, Uom, uomini, forse è il caso donne Ok, loro faranno probabilmente una domanda alle donne sì, esatto, donne. Credo siano lesbiche, giustamente, quindi faranno una domanda alle donne Renato, grazie per i 5 mesi di Sam, bentornato no, a Trump per no, magari Perché sono così gelose degli ex? Ecco, giusto, Don donne! Questa è una domanda per voi, perché se, questa è una domanda per voi, perché siete così gelosi degli ex, eh? Perché le donne sono gelose delle ex? Non lo siamo, lo so che non lo siete. La Nina, perché sì. Si... Mad, grazie per la salve, è venuta a parola fatta ma mattino Vedi, vedi, per questo c'è la mia moderatrice, Nina. Per questo motivo qui, perché sì. Perché vi fate troppe menate? Eh, vabbè, perché ognuno ha il suo, signora. Perché, perché a 20 anni diventate delle drama queen, come le ragazze in epoca a 13-14 anni? Eh, dipende, signora, dipende da che uomini frequenta lei. Perché eh? rimanete sempre mammoni? Eh, uomini. Perché la mamma è sempre la mamma, signora. Perché avete smesso di corteggiarci? Ancora, perché non vogliamo denunce per molestie sessuali? Ci? Per qual motivo metà degli uomini, anzi più della metà, non riescono a tenere una relazione seria per più di un mese Perché hai 12 anni e ti fidanzi con un dodicenne, ecco perché Why are you so sexaholic? Why? Perché la specie va avanti così, signora. So shop, Scusa, però adesso sono confuso. Allora, però dobbiamo mettere un attimo ordine nella situazione e nelle idee, perché ora mi sto confondendo. Due secondi prima mi avete detto come mai, Divanino, grazie mille per i tre vestiti di sabbia. Intorno tra la barbate Fatino. Ora mi sto confondendo. Allora, due secondi fa avete okay. detto: come vai non vi corteggiamo più. Quella ha detto: fai il cacciatore con la gazzella. Questa mi dice perché sei così ossessionata? Io ora sono confuso. Cosa devo fare? Ti corteggio, ma ti dico che la. Te lo do dopo il matrimonio, devo. State veramente che comandiate voi? No, signorina, io non penso nulla, io lo so che comando io, è diverso. Un po' come quando fai fare il tamarro con i tuoi amici. Eh, che il tuo amico ti dice: Ehi, stasera ci proviamo con le ragazze. E tu lo guardi e dici: io con le ragazze non ci provo, io ci riesco. Usatelo questa, questa battuta, usatela questa battuta, è eh, molto molto divertente eh. Perché vi facciamo paura? Perché vi depilate? Ma non ci fate paura signora, mi scusi, cioè, ma perché una donna dovrebbe farmi paura? Più di noi donne Soprattutto le sopracciglia Perché questo è un periodo signore In cui è molto di moda L'uomo molto curato Molto tirato Il cavernicolo è Un po' passato di moda Signora cosa vuole che le dica Ragazzi le sopracciglia Imbarazzanti Perché non riuscite a fare Due cose contemporaneamente L'ho già spiegato prima Il cervello di un uomo Funziona solo in un modo Perché fate commenti Oppure fischiate le ragazze Quando si cammina per strada? Della... Se lei va a rimorchiare uomini Allo zoo comunale Non è un mio problema Sole Perché siete convinti Che le donne non ne capiscano Niente di calcio non Perché mi ci ha tutti dopo il primo appuntamento. Ma chi, signorina, ma chi? Ma quando mai? Ma questo capiterà a lei ma per la tipologia dei maschi con i risvoltini e pantaloni, perché? Sono d'accordo con lei, signora, su questo sono d'accordo con lei, i risvoltini mi fanno veramente cagare anche a me, quindi su questo non ho nulla da dire, in realtà concordo con la signora. Ma perché mettete la camicia nera? <ride> Sa com'è, signora! Sa com'è, signora? Eh. <ride> Ciao Andrea, ti faccio una domanda. Io sono un 1,70 m, penso di essere in grosso svantaggio perché penso di essere basso. Ma quanti Quindi anni hai? Non posso rimorchiare. Mm. Secondo te è bassa quella statura? No A parte che non è bas... Ma grazie per il circo, latino. primo grazie per il circo. secondo non è bassa mio padre è 1,70 e rimorchiava lo stesso terzo dipende quanto sei quanti anni hai comunque non ti preoccupare cioè, l'altezza non è che fa quanto sono alto io io sono 1,78 ma... comunque non preoccuparti l'altezza non è cioè. perché siete così bipolari? noi Noi! <ride> Signora, noi. <ride> su, questo, su questo potrei aprire una parentesi. Cioè, molti uomini lo sono in effetti. Però, anche voi a fine mese siete quadri polari. Perché voi siete così stupidi? Eh, signora, su questo io sono d'accordo con lei. Molti uomini di adesso sono abbastanza stupidi. Uh, Alessio, grazie per i semis di risalto. Intorno la dire. Ma... E soprattutto perché ci dite una cosa nei donne e poi ne fate puntualmente un'altra. Quando è successo? Alle gira, grazie per i tre mesi di salvo, intorno al trava per la matte, Perché voi, ragazzi, siete più pettegoli delle donne? Cosa sta succedendo ai ragazzi al giorno d'oggi? Come sono più pettegoli delle Vabbè. donne? Scusami. Come? Quando è successa questa cosa? Quando crescete, mai, signora, mai, non deve rompere i coglioni! Io voglio guardarmi Cartoon Network! Voglio vedermi sul divano i cartoni. Io comunque, e... ho 22 anni. No, oh, vabbè comunque non preoccuparti nel è 70 non è che sei microscopico, va bene, figurati Mai signora, mai! Io continuo a chiedere l'uovo di Pasqua a mia mamma, continuo a stare sul, sul divano a guardarmi Cartoon Network, io voglio mettermi il piumino e la mia copertina di Pride quando vado sul divano Col cazzo io non cresco, hai capito? E voglio l'ovetto Kinder adesso Perché gli uomini sono così stupidi? Ah hai capito, ve l'ho già detto Come mai voi uomini ci provate con tutte? No No, 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 no. Questo non è un cazzo vero. Questo non è un cazzo vero. Non ci proviamo con tutte. Anche perché il rischio di, di denuncia sarebbe molto più alto. Come fate ad essere così diretti? Eh, signora. Signora. Eh... Che cazzo, Perché anche lì l'uomo è una creatura semplice. Il metodo di rimorchio è molto circoscritto. Voglio dire. Ci cioè, avete fatto caso che, tra l'altro, quando un uomo esce con una ragazza la prima sera, l'uomo non ha una personalità ben definita? Cioè, l'uomo ogni tanto impazzisce, sembra 20 persone insieme, è lì che la guarda e fa. <ride> no. Cioè, l'uomo è un po' rincoglionito la prima sera che esce con una ragazza quando ci prova. Ma è normale, sta nel fatto che eh, non sappia bene no, che da... cazzo dire. Vabbè, grazie mille per la salve Venuto affermato, tiro. La verità è che l'uomo, la prima sera non sa mai bene che cazzo dire alla ragazza, non sa chi, chi, si, chi, chi si trova davanti, non sa bene che cosa dire, ed è un po' un problema. Anche perché, se tu esci con una ragazza, si presume che tu voglia approfondire la conoscenza. Ma se dici delle stronzate,. <toss experiments>